Allora, in questa introduzione alla nascita della filosofia, io partirei dal luogo in cui la filosofia ha messo radici. E questo luogo è l'antica Grecia. La Grecia è il luogo della filosofia. Le terre della filosofia sono le colonie greco-orientali, per capirci, le colonie nella penisola anatolica, Mileto, Efeso, saranno due delle città della filosofia, delle origini della filosofia. E siamo nel VI secolo a.C., nel V secolo a.C. Sono i secoli della nascita della filosofia greca e i primi luoghi sono proprio Efeso e Mileto. Poi avremo come altro luogo della nascita della filosofia la Magna Grecia, e dunque passiamo nell'Italia meridionale, e dunque Siracusa, Agrigento, Elea, Pestum, Crotone. Tra le colonie orientali, Efeso e Mileto, dunque tra la penisola anatolica, e le colonie occidentali, Magna Grecia, Italia meridionale, Agrigento, Crotone, Pestum, abbiamo la nascita della filosofia. Quelli sono i luoghi in cui è nata. E l'epoca è tra fine del VII, ma soprattutto poi VI secolo avanti Cristo, e poi V, poi IV secolo, lo splendore con Platone e Aristotele. Dunque la Grecia delle colonie e poi la Grecia continentale. E in modo particolare nella Grecia continentale svetterà una città, ovviamente, che è ovviamente, lo chiamo Atene, se riesco a trovarla, eccolo qua. Atene sarà poi la città per eccellenza della filosofia, però altre anche aree, l'isola di Samo, l'isola da cui, no, deriveranno, giungeranno molti filosofi, in cui sorgeranno molti filosofi. Dunque è un terreno di fertilità filosofica, sono i luoghi della filosofia. Da di quale filosofia? Questo è importante precisarlo. Della filosofia logico-razionale. Perché la filosofia, intesa come attività di ricerca, la filosofia intesa come pratica di meraviglia, di curiosità, la filosofia intesa come domanda, la filosofia intesa come ricerca di risposte, ha poi molte declinazioni. Nascono, ad esempio, in Oriente, prima ancora che in Grecia, filosofie di stampo religioso-spirituale. Il buddismo, ma prima il taoismo, lo zoroastrismo, il confucianesimo, sono filosofie religiose, spirituali, filosofie etiche, che cos'è il bene, cos'è il male, filosofie spirituali, cioè il tema dell'anima, della scelta, il tema della resurrezione, della purificazione dell'anima, della reincarnazione. Sono filosofie che si fondano su un'indagine della natura di tipo spirituale, che si fondano su un'indagine dell'uomo di tipo appunto religioso. Ma la domanda c'è: che cos'è l'uomo? Che cos'è l'universo? Cosa regge l'universo? Che cos'è l'anima? Qual è il destino dell'uomo? Cos'è il bene? Cos'è il male? Ci sono le domande filosofiche in Oriente, ma le risposte sono soprattutto di natura etica, religiosa e spirituale. La filosofia greca, che è domanda, che è stupore, che è meraviglia, parte invece lungo una strada, intraprende una strada fatta di risposte logico-razionali, fatta di spiegazioni logico-razionali, ed è dunque la razionalità il marchio di fabbrica dei greci. Cosa dobbiamo ai greci? Tante cose, no? Voi che avete scelto il classico, le tragedie, le commedie, un politeismo che è già, no, un'avventura, no?
di idee, di vicende, una lingua, una grammatica, e poi ancora chiaramente i miti, una narrazione epica, ma poi anche elementi di matematica presi da altre culture, quella egiziana, quella orientale, gli inizi della medicina, Ippocrate. Ma dobbiamo soprattutto un atteggiamento razionale rispetto alla vita, rispetto alla natura, rispetto al mondo. Già gli dei greci sono in parte razionalizzati, perché un antropomorfismo, gli dei hanno aspetti di sembianze umane, intero di razionalità, il dio della guerra, il dio della ragione, il dio delle armi, il dio della forza, e la dea della sapienza. C'è già un'antropomorfizzazione razionalizzata, cioè quasi ogni qualità, ogni virtù ha un dio di riferimento. Comunque vedete, c'è già un approccio razionale in una dimensione che razionale non è, la religione politeista. Poi c'è la razionalità della tecnica, le tecniche di coltivazione, sì, c'erano già molti in Mediterraneo, ma le tecniche di navigazione, c'è la razionalità militare, c'è la razionalità nell'organizzazione della città, della vita cittadina, della ginnastica, del teatro, dell'acropoli, c'è una razionalità urbanistica, la razionalità alla Pro Torre. E sapete dove c'è razionalità? Soprattutto nella politica. L'organizzazione politica è razionale, sia quella di Atene sia quella di Sparta, hanno elementi tradizionali diversi. In Sparta chiaramente, no? L'elemento forza, onore, gloria, l'elemento poi di prestanza fisica, l'elemento della tradizione, sono più forti rispetto ad Atene. Okay? Dunque c'è sicuramente una diversità profonda anche tra poi Sparta, Atene e anche altre città, ma c'è un'organizzazione sempre razionale della città, poi che sia l'agorà, che sia il Parlamento, la bule, comunque c'è un'organizzazione dell'esercito, gli opliti, e soprattutto c'è una razionalità del potere. Chi governa le città greche, le poleis, a cui adesso ritorno, non lo fa per volere divino, non lo fa perché è benedetto dagli dèi, anche se magari chiede aiuto agli dèi, ma non governa per volontà degli dèi, non governa perché un emissario degli dèi in terra, in quanto uomo, in quanto forte, capace, razionale, in quanto abile, più istruito, tante caratteristiche, ma di sicuro non perché divinizzato. E guardate che nelle altre parti del mondo si assiste alla divinizzazione del sovrano. Nella cultura egizia il sovrano è divinizzato, nella cultura ovviamente asiatica è divinizzato, persiana è divinizzato. Quando gli europei sbarcheranno nell'America Latina vedranno dei sovrani divinizzati, imperatori dei Maya, degli Inca, degli Aztechi. Certo l'Europa cristiana senza divinizzarlo, perché è sempre un potere molto razionale, burocratico, ben organizzato, però nell'Europa cristiana si arriva a dire che i re sono lì per volontà divina, sono gli unti del Signore, però la tradizione greca-romana, che dà la struttura anche del mondo medievale, non aveva divinizzato le assemblee, i parlamenti, i condottieri, il triumvirato, l'imperatore, no? I re, i capi di Stato, i militari, i generali. Dunque c'è razionalità nella politica. Dunque razionalità, segnatelo bene, è il marchio di fabbrica della filosofia insieme alla meraviglia. Meraviglia, stupore, ma poi di fronte alla meraviglia del tramonto, del sole che tramonta, va a dormire dietro i monti dell'Olimpo. E Anessagora dirà, difficile che il sole sia questo. È una massa di terra infuocata, un dio il sole, cosa dice Anassagora, un filosofo ad Atene, dunque un filosofo che a un certo punto rompe una tradizione con una risposta che non è sempre religiosa o mitica, non è che dice non va a dormire dietro i monti perché va a dormire nei laghi, no, dice è una massa, una palla di terra infuocata, dunque non è divina. È una risposta razionale, giusta, sbagliata, viene un secondo momento, ma è l'approccio,
logico-razionale. Dunque le civiltà producono domande, gli uomini producono domande, noi uomini siamo domande, noi donne siamo domande, ma le risposte sono di varia natura. La filosofia è tentativo di rispondere alla domanda che sorge dalla meraviglia in modo logico-razionale. Mi meraviglio di fronte alla nascita e alla morte, mi meraviglio di fronte alla guerra e alla pace, mi meraviglio di fronte a un fiore che sboccia rispetto a un albero che appassisce, mi meraviglio di fronte al sole che nasce, al sole che tramonta, mi meraviglio perché il sole sparisce. Talete. È un'eclisse, cosa? C'è una sovrapposizione, è la fine del mondo, come fai a dire questo? Io ho osservato il cielo e adesso vi dico che secondo me è accaduto questo, il sole non si è spento, non è sparito, ma davanti c'è la luna, forse anche altri pianeti e noi non lo vediamo, per quello fa notte quando dovrebbe fare giorno. Spiegazione logico-razionale. Di fronte a questa spiegazione logico-razionale due atteggiamenti. Stupore, genio, sapiente, ammirazione, dall'altro paura, diffidenza, cialtrone, mago, chi sei? Il filosofo però si approccia con la razionalità alle grandi questioni e i giochi filosofici che ho fatto fare queste giornate. Sia quello del sette cose da fare negli ultimi 7 giorni di vita, o se fosse immortale, gli ho chiesto di affrontarli con una dimensione razionale e anche emotiva, ma ragionandoci sopra. Ragionate sull'essere immortali, ragionate sul una città diversa, Torino come potrebbe essere, ragionateci. Cioè l'approccio è logico-razionale, questo è il marchio di fabbrica. Perché? E qua dobbiamo aprire una parentesi e parlare un attimo di noi, cosa voi sapete, faccio un riassunto, un recupero. La polis, le polis, questo è un mondo diverso da altri. Le polis greche hanno una struttura razionale, hanno un'organizzazione razionale e poi sono luoghi dove c'è più dibattito, c'è più circolazione di idee. C'è più circolazione di idee lì che nel mondo persiano, e dove circolano le idee c'è fermento. Che brutto vivere in una città dove non ci sia fermento culturale e intellettuale. Perché ci sia, ci deve essere chiaramente un potere politico religioso meno invasivo. E adesso arrivo a spiegarvi perché nascono qua le prime esperienze filosofiche. Le prime esperienze filosofiche non nascono nel Peloponneso, nell'Attica, non nascono nella Grecia, ma nelle colonie. Molto probabilmente perché nelle colonie vi è più libertà. Mileto. Mileto è città di commercianti, di naviganti, di astronomi, forse anche di astrologi. È città magari di maghi e di commercianti. Mileto è una città fertile, effervescente, in cui la eco del potere delle grandi città greche non c'è, c'è più libertà. Meno sacerdoti vuol dire più libertà, magari vuol dire meno ordine, non lo so, vediamo. Meno potere politico, più libertà, magari meno ordine. Un fatto sta che ci sono meno ingerenze che permettono, ad esempio, il fiorire di quella che vedremo la prossima settimana, essere la prima scuola filosofica greca, la scuola di Mileto, con Talete, Anassimandro e Anassimene, tre filosofi, i primi tre filosofi, così iniziamo noi a studiare della storia. Perché a Mileto, ve l'ho detto, più libertà. Perché sono colonie, addirittura colonie che lambiscono il grande impero persiano. Sono alle porte del nemico, sono vicino a questa cultura secolare, maestosa, sono lì. C'è più libertà. Più libertà, più idee, nasce la filosofia. Dall'altro lato c'è la libertà anche delle colonie della Magna Grecia. Perché ad Agrigento, perché a Crotone, perché a Pestum, perché a Elea, c'è meno ingerenza del potere greco, sono arrivati i coloni. Voi sapete che i coloni, quando partono e vanno a fondare nuove città, sono animati da aspettative, no?
nuova terra. Ci lasciamo il passato alle spalle, rifondiamo. Che libertà! C'è sicuramente più libertà che anima questi colori, dunque c'è più facilità di proporre idee, pensieri innovativi. È una spiegazione parziale, gli storici più o meno si muovono in questa direzione. Ecco perché, mi chiedessi, perché è nata in Grecia la filosofia? Ecco perché. Perché le città, perché le colonie, perché la libertà, perché la circolazione di idee, perché tutta una serie di fattori la rendono possibile lì la fioritura. Perché appunto l'agorà, perché la piazza, perché una religione meno invasiva, perché il valore della razionalità, il valore dell'argomentare. Perché se io nella pubblica piazza devo dire di votare per, quando ci sarà la democrazia di Pericle, o semplicemente devo discutere se è meglio la guerra o la pace, se è meglio l'alleanza con questa città o quest'altra città, allora ti chiedo, Luca, argomenta perché dovremmo scegliere Tebe, Corinto, perché dovremmo scegliere di far la guerra o far la pace? Dimmelo, parla, argomenta, spiega, convincimi. Dunque si fa pratica di ragionamento, che è quello che mi auguro voi facciate, che io possa contribuire a farvi crescere in questa direzione. Mi auguro che sappiate poi parlare, argomentare, non rifugiare dentro è così o non so. È così, non vale niente. È così. Spiegami perché secondo te è così. Non so, non vale niente. Non so, allora cerco di sapere, che non vuol dire che saprò, ma provo a sapere. Questo sono i greci. I non so non bastano. Non so, voglio provare a sapere. Il non so, ci dirà Socrate con la celebre formula so di non sapere, il saper di non sapere è l'inizio del sapere, perché sapendo di non sapere io vado alla ricerca del sapere, sono convinto di sapere, ovviamente non vado a cercare il sapere. Dunque la ignoranza, se consapevole, è un valore, ma se non so e non voglio sapere non va bene. Certo, il peggio è non so, ma sono convinto di sapere. Per coloro che non sanno e non vogliono sapere, dice, ma sei pigro, va bene. Quelli che non sanno ma pensano di sapere non sono pigri, sono pericolosi. Perché pur non sapendo pontificano, pur non sapendo dicono, pur non sapendo celebrano, guidano, comandano. Dove ci guidano? In un fosso contro il muro. Non è una cosa da poco. È meglio avere sempre un preside, un insegnante, un sindaco che sa delle cose. Poi è più bravo, più antipatico, più, ma il sapere è un punto di partenza. Io conosco delle cose. Quello che non le conosce, ma pensi sapere, tendenzialmente manda in rovina una città, uno stato, un esercito, una scuola, un'azienda, perché se quello che deve guidare non sa e pensi di sapere è il peggiore, chiaramente, chiaro? Dunque il non sapere è un punto di partenza importante, e in Grecia, poiché tu devi dibattere, discutere, è fondamentale argomentare, esplorare, ricercare. Dunque tutta una serie di fattori che rendono la Grecia più che mai il luogo in cui è nata questa disciplina, la Grecia. La filosofia delle origini, di cosa si occupa la filosofia delle origini? Beh, la filosofia delle origini innanzitutto si occupa della natura. I primi filosofi si occuperanno della natura. Mi verrebbe quasi a dire, ragazzi e ragazzi, è come se voi uscite di casa cominciaste a essere rapiti dal cielo, da ciò che c'è in alto, la luna, il sole, le stelle, oppure rapiti dalla vita, dalla morte. Tutto ciò vi piace, tutto ciò vi stimola, non lo conoscete, e allora la prima cosa che interrogate è la natura, e i primi filosofi si porranno questa domanda: c'è un principio che governa la natura? Principio, voi sapete, in greco si dice arche. C'è un arche, un principio che governa
il cosmo, che governa la natura, cioè vanno alla ricerca di un principio unitario. Molto affascinante questa cosa. Nel mondo c'è la molteplicità degli alberi, degli animali, degli uomini, dei mari, dei monti. Li ha creati Dio, il settimo giorno si è riposato. Ok, va bene. Spiegazione non razionale, mitica, va bene. E ogni civiltà, quella ebraica, quella cristiana, quella induista, quella maya, quella azteca, quella cinese, ogni civiltà si dà delle, quella norrena, Odino, i nove pianeti, l'albero dell'universo, ogni civiltà si dà delle risposte mitiche. Noi senza miti saremmo molto molto più poveri. Ma i primi filosofi, stimolati dalla stessa domanda che ha accompagnato gli autori di miti di religioni, non dicono Odino, Dio, diluvio, no. Cosa governa il cosmo? Quale principio? E fanno delle ipotesi logico-razionali. E provano solo a dire una cosa. Perché? Tale che dirà l'acqua. Ragazzi, per me è l'acqua ed esco di casa. No? Voi mi dite, scusi, dottor Talete, perché è l'acqua? Non basta dire è l'acqua perché è l'acqua. E lui dirà una cosa che è lineare. Siamo inizi. Ma che bellissima. Perché l'acqua è il nutrimento di tutte le cose. Stupendo. Perché il seme nell'acqua diventerà albero. Perché il bimbo nel grembo della madre è nell'umido dell'acqua? Perché, lui dirà, sbagliata questa cosa, la terra, che sia piatta o sferica, molti pensano sia piatta, poggia sull'acqua. L'acqua sta sotto la terra. Cioè l'acqua è fonte di vita e l'acqua sostiene le cose. Ecco perché l'acqua. Ma Talete vuole trovare un principio unitario alla molteplicità del mondo. Ecco la sfida. Il mondo è molteplice. Gli uomini nascono e muoiono, le donne nascono e muoiono. Perfetto. Gli animali, le piante. Ma ci sarà una cosa, un principio arche, sottolineate questo primo vocabolo, secondo il primo filosofia, da mettere nel vostro vocabolario filosofico. Esisterà un principio, l'archè, che governa le cose. Esiste un principio unitario a cui io riconduco le cose. Sì, è l'acqua. Perché? E ve l'ho detto. Perché l'acqua è l'ultimamente di tutte le cose nascono nell'acqua, e perché l'acqua sostiene. Potrei anche andare al contrario. Simplicio, uno studioso, ci riporta anche dei frammenti di Talete, ci dirà che un'argomentazione poteva essere forse questa: dove non c'è acqua non c'è vita, al contrario, l'acqua è vita, ma dove non c'è acqua c'è morte. Togli, allora se metto l'acqua c'è la vita, prova a toglierla, l'acqua produce la morte, dunque nutre le cose e dove non c'è le uccide. È chiaro? Questo è un principio unitario per spiegarsi un mondo che è molteplice, molteplice. Questo tipo di filosofia la possiamo considerare monista, sottolineate, terza la parola. Monismo è ogni spiegazione che riconduce ad un principio unico. Il molteplice, il divenire, il cambiamento. La mia è una filosofia monista, la mia è una religione monista, il nostro è un partito monista. Cioè riconduzione ad uno, un principio, un capo, un elemento, riconduzione ad un principio della spiegazione della molteplicità. Talete è un monista. Monismo. Spiegazione, teoria che riconduce a un'unica causa, ad un unico principio, la spiegazione
del tutto. Monismo. Il cristianesimo è monista, ah, ovviamente. L'ebraismo è monista, ma è religioso. Anche l'atomismo sarà monista o pluralista. Riconduce agli atomi, che sono tanti, il tutto. Tutto è atomo, monismo, ma gli atomi sono tanti, pluralismo. Contrario di monismo e pluralismo, ma a volte si può integrare il monismo e il pluralismo. Pluralismo, teoria secondo la quale il principio che governa il mondo non è uno, ma è plurale. Pluralismo. La religione greca è plurale, politeismo. Se io dico che il mondo è governato da due principi, sarà pluralismo. Ad esempio Pitagora, che dice che il numero, guardate, il monismo, ma il numero è fatto di due specie, pari e impari, lo chiama così. Dunque Pitagora è monista, numero, o è pluralista? Dicendoci poi che il mondo è com'è perché il pari lotta contro il dispari, non è più monista, ma è pluralista, nello specifico dualista. Ci tengo a specificare, mi permetterei di togliere il dualismo dal pluralismo. Il dualismo è un pluralismo, però un pluralismo specifico, particolare, perché il due, che è il doppio dell'uno, e l'uno è l'unità. Il due è una lotta tra due principi che lottando producono unità. Poi il pluralismo, dove c'è molteplicità, e poi diventa un'altra cosa. Ma il dualismo è un pluralismo specifico, perché è l'intreccio di due principi che scontrandosi producono qualcosa. Che cosa? Caos o unità? Secondo Pitagora, il pari e il dispari in lotta producono l'armonia del mondo. Così come il taoismo, anche se non è logico-razionale, il Tao, avete presente il simbolo, il cerchio diviso in due, metà bianca, metà nera, nella metà nera c'è un pallino bianco, nella metà bianca c'è un pallino nero, perché l'equilibrio passa tra la lotta tra il bene e il male, che è anche quel principio dello yin e dello yang ovviamente, e in ogni cosa buona c'è del male e ogni cosa malvagia c'è del buono, c'è del bene. Questo è l'equilibrio. Non c'è equilibrio, ci fosse solo il bene. Non c'è equilibrio. L'equilibrio, per queste teorie, avviene a partire dalla complessità, pluralità o dalla dualità. Maschile e femminile è una dualità. Dualità, una storia. Va bene? Sacro, profano, una dualità. Pari e dispari, luce e tenebre, bene e male. E le grandi saghe, dal Signore degli Anelli a Star Wars, sono costruite su un impianto dualistico. Star Wars, tutta la sua fortuna, è giocata dai Jedi e i Sith. Punto. Tutto quello che ruota attorno, non è centrale. Centrale è che c'è la forza, ma la forza può essere piegata al bene, Jedi, Yoda, o al male. E qual è il personaggio all'interno di Star Wars che è tendenzialmente più comunque amato, affascinante? Anakin Skywalker. Perché passa dal bambino che ha la forza, la porta dal bene, ricede al male, ma, spoiler, chiedo scusa, a un certo punto, prima di morire, sceglierà ancora il bene. E ha fatto nella sua vita tutto il cammino. Il bene, si è corrotto del male, ma per essere arrivato a sacrificare la sua vita e a morire per salvare Luke, lui ha dovuto essere cattivo. Dunque, nella saga di Star Wars, l'equilibrio, parlavo dei primi sei, l'equilibrio arriva quando il bene si è fatto male e facendosi male andrà a uccidere poi, diventando bene, il male, cioè l'imperatore. Perché non mi piace mai
che nella saga di Star Wars, ad uccidere l'imperatore, che poi nei nuovi tre film hanno fatto rinascere, perché hanno fatto sì che la figlia poi, cioè che poi ovviamente la nuova protagonista Rey potesse andare a sconfiggere questo male, però nella primi sei, che di fatto erano autonomi, van bene lì così, si chiudono con il male, l'imperatore ucciso non dal bene, ma da colui che facendosi male, cedendo il male, ha poi capito profondamente cos'era il bene. Allora potremmo dire che non puoi conoscere il bene senza passare per il male. Questo è dualismo che è presente nel mondo greco. Chiudo questa lunga già introduzione dicendovi che dunque la filosofia è un passaggio lento e progressivo, non rapido, dal mito, mitos, al logos. La filosofia è passaggio dal racconto mitico, Omero, il racconto mitico di un uomo che per ritrovare la sua patria è stato via 20 anni, e voglio sempre ricordarvi che per riaverla compie un massacro totale, perché è un eccidio quello che fa Ulisse. Dunque un racconto mitico dentro cui c'è la patria, la guerra, l'onore, il figlio, per raccontare qualcosa di umano, ma uso il mito. E così, non so, la teogonia di Esiodo, racconto mitico, il caos, Gea, la terra, Eros, Urano, per spiegare il mondo. Dal mito a che cosa? Al logos. Dal racconto mitico di Esiodo ed Omero al racconto logico razionale di Talete, Anassimandro, Anassimandro, che io poi vi differenzio, perché Talete è ancora tanto mito, lui ci dice a un certo punto: oceano e teti governano l'universo, che sono l'acqua. Invece con Anassimandro nasce quasi la scienza. Anassimandro a un certo punto è un uomo lucido, logico, razionale, vuole costruire un sistema di risposte naturalistiche. Ma è anche lì lento, perché ad esempio in politica parla di giustizia come una divinità. Dunque non è che c'è il mito e poi Capodanno, l'anno dopo c'è il logos. C'è il mito, poi c'è il logos che è avanti con il mito, e poi il logos sopraffa il mito. Anche perché potremmo dire ancora oggi c'è il mito, poi non penso che ci affidiamo per organizzare la programmazione del computer, per curare un infarto, per organizzare la viabilità di Torino urbanistica, al mito. Ma mito c'è ancora tanto, tant'è che noi abbiamo bisogno di miti, miti musicali, miti sportivi. Ci piace il racconto mitico di colui che non ce la faceva ma ce l'ha fatta. Ci piace anche il contrario, di lui che è andato grande e poi è caduto. I miti però sono diversi, racconti mitici. Poi li abbiamo, pensate, tutta la saga della Marvel è un mito, il successo del Trono di Spade, sono racconti mitici. Ma ancora i draghi, è possibile che sappiamo che i draghi non esistono, ma quando lei potrà governare il drago, siamo lì. Cioè, i racconti mitici vanno avanti nel tempo libero, chiaramente oggi. Poi tendiamoci, nessuno si può permettere di giudicare se voi credete agli gnomi, alle fate, ai giganti, ai nani o ai draghi, perché ognuno poi può credere a quello che vuole. Però non usiamo il racconto mitico nell'organizzazione logico-razionale della società, che tra l'altro non ci dà anche tutte le risposte del mondo logico-razionale, a volte ci dà anzi frustrazioni, perché tutto logico-razionale a volte non ci basta, allora li switchiamo e andiamo al mito. Però il mito accompagnerà. Il cristianesimo, vuoi dire, è mito? No. Cristianesimo, se fosse rimasto al mito, non sarebbe sopravvissuto. Il cristianesimo a un certo punto dice: divento filosofia. E quando il cristianesimo non al cristiano non basta più dire: beati gli ultimi che saranno i primi, Gesù è nato con un santo concepimento dallo Spirito Santo, beh, tutto bello. Finiva il cristianesimo, sarebbe finito, cosa sono questi racconti belli? No, a un certo punto il cristiano dice: perché Dio è uno e trino? Come esiste la fede e la ragione? Il cristianesimo ha abbracciato la filosofia e ha provato a far coesistere racconto mitico con la razionalità. E oggi
oggi non è più la filosofia cristiana al centro dell'attenzione, ma c'è ancora la filosofia cristiana, perché migliaia di anni fa la cristianità si è data una veste filosofica, cioè di discorso logico-razionale. Logos vuol dire ragione, dialogos vuol dire discorso razionale, e la filosofia è un discorso razionale. Discorso tra chi? Tra ogni uomo e se stesso, tra ogni donna e se stessa, e poi di comunità. Io mi auguro nel piccolo che noi questi tre anni insieme diamo vita a un dialogo, cioè una comunità che fa discussione filosofica. Per fare discussione filosofica però si parte dalla logica e dalla razionalità, sapendo che non esaurisce, perché poi ci sono le emozioni, le passioni, i sentimenti, i quali provengono indagati sempre a partire dalla ragione.